Andrea da Bologna. Si accenderà la luce. Ok. Ubendre Bahadur Sai. La produttrice Anna Caccio. L'altra produttrice Catherine Dussard. Il direttore della fotografia Aziz Jambakir. Il regista Nil Bahadur Bani. Luca, sentiamo un po' perché abbiamo scelto questo film. Vedete, anche Italo Calvino si chiedeva che cosa attraversasse lo sguardo fisso di una gallina, e nemmeno però diede una risposta a una canzone che spertucciava le galline considerandole degli animali poco intelligenti per come guardano la gente. Questa volta invece abbiamo una gallina straordinaria che ci ha emozionato perché è la coprotagonista di questo film insieme ai due ragazzini Kiran e Prakash. È una gallina che non fa delle uova d'oro, ma è una gallina che, come vedrete nel film ambientato in un periodo cruciale e difficile per il Nepal, che è quello della guerra civile che lo ha attraversato dal 1996 al 2006, è una gallina che fa qualcosa di assolutamente straordinario, e lo scoprirete seguendo il nostro film e avvicinandovi al paesino di Mugu dove è stato girato. When the finish was just supposed to finish, I was almost crying even now, because the story is the true story of my childhood. It's totally true story of my childhood. We are planning to release this film in Nepal in March. And before that, we have to have censorship from government once, and maybe later we need to have censorship from Maoist political party. And me and my team, we are very much aware, and we are prepared and ready for the threat from Maoist group. We actually invited also the two kids. I think it's very important to say that two kids were supposed to come and to be here with us today. But because the situation in Nepal is so difficult nowadays, because it's a big strike and the schools are closed, so basically we couldn't get a visa and we couldn't get them on the plane. So also this is something which is very sad for us, but we would be happy and we feel that they're here with us, because it was all prepared for them. We already had tickets, but it didn't work out. Thank you very much. Ringraziamento generale, in particolare allo staff della settimana della critica, però in particolare al signor Bindra che è rimasto lì su, e a Vincenza che ci ha seguito per tutta la settimana. Grazie. Thank you.
Thank you.